Io sono di origine, sono inglese, una mamma napoletana e un padre inglese. Sono prodotto dalla guerra, io sono venuto fuori da un autostop di mia madre ferita durante la guerra, chiese aiuto a mio padre, passò di lì. Cerco sempre, quando vado sul treno, di mettermi subito, no, a fare il mio breviario, dire il mio rosario se devo dirlo, no, in modo tale da essere più libero, perché poi appena incrocio lo sguardo con qualcuno è finito, perché normalmente chiunque è stato di fronte a me ha una gran voglia di parlare. Una volta uno che si addormentò sulla mia spalla, però a un certo punto si è rivolto a me e mi ha guardato e mi ha detto: senti, ma lei è un prete? Dico: beh, sì, sono un prete, come si vede? Dice: senta, ma potrei confessarmi? E allora, certo, io mi sono alzato, ho detto: senti, qui non è il caso, andiamo in corridoio. E è capitato di fare diverse confessioni in treno. Fu un episodio di un signore, due, eravamo a Milano, c'era la nebbia, e siamo stati lì ore perché non si poteva partire. Erano in 4-5, ci siamo messi lì, fatto un ritiro spirituale in un mezzo di trasporto, no? Che divertente. In questa corsa della vita, non è che bisogna smettere di correre, bisogna però correre con un altro spirito. Uno può mettersi su Facebook, no? Se uno non ha l'email oggi non vive, no? Cioè, non è nel mondo. La vita è fatta di queste cose oggi, no? Però il problema grosso è che questi sono solo strumenti, che possono, se non c'è il contatto personale, la gente si vede proprio in treno, che la gente cerca il tu per tu. Per me sacerdote il posto migliore è in chiesa davanti al tabernacolo, però anche in una, la mia cella è anche questa, anche un vagone ferroviario può essere per me un luogo dove parlo con Dio perfettamente. Un'altra cosa simpatica della mia famiglia è che sono molto imparentato con tutto il mondo del calcio, perché mio zio era il famoso fondatore del Manchester United, conoscete? È stato il primo allenatore e poi il presidente per fine degli anni 80, Matt Busby, famosissimo, Sir Matt Busby.